uomini, vedete se vi rispettano o no. Sto avendo l'idea. In tante occasioni nelle quali oggi non siete rispettati. Non siete rispettati perché non vi siete un po' curati di voi stessi. Il futuro lo dovete dipingere voi. Buongiorno, siamo in presenza del notaio Paolo Guida, direttore della scuola notarile Emanuele Casale. Notaio, quali sono i consigli che sente di poter dare a coloro che decidono di intraprendere la carriera notarile? Consigli, il primo consiglio, il primo e unico è studiare, questo è il consiglio principale, nel senso che ovviamente il partecipare al concorso notarile, inserirsi, come diciamo dire noi in gergo, inserirsi quel giorno per superare le prove del concorso è una cosa molto importante che si può ottenere soltanto con lo studio. Ecco, questa è la prima cosa. È evidente che poiché lo studio deve essere uno studio molto approfondito, molto sacrificato, è uno studio che può essere come dire, affrontato soltanto se si è particolarmente motivati, cioè occorre grande motivazione, grande passione per il diritto, grande passione per la funzione notarile, di pubblico ufficiale, la funzione di soggetto terzo che riesce come dire, a dare una mano a tutte le parti a poter concludere contratti non sbilanciati. E quindi il consiglio è studiare e soprattutto studiare per l'obiettivo da raggiungere, sapendo che è un obiettivo alla portata. Noi diciamo sempre che il nostro è un concorso molto difficile, ma è un concorso meritocratico e democratico, nel senso che può vincere chiunque, qualsiasi ragazzo che studia può superare il concorso. Il luogo comune che il concorso è riservato ai figli di notai, parenti di notai, è luogo comune falso, e le statistiche parlano dell'82% dei notai che non è figlio di notaio, non è parente di notaio. Questo perché lo dico? Non tanto per superare il luogo comune, ma per incoraggiare chi studia, cioè se chi vuole affrontare la prova sa che è un concorso regolare, pulito, che premia l'impegno e premia lo studio, ecco sicuramente questo è uno dei viatici che può aiutare coloro che vogliono studiare, coloro che vogliono affrontare la professione, che con l'impegno e con lo studio possono raggiungere il loro obiettivo, possono raggiungere il loro sogno, cioè quello di diventare notaio. Grazie.